stare i titoli nobiliari. Non saprei che titolo al volo trovare per Marco Travaglio, vice direttore del Fatto, ma tante altre cose, come sapete. Tra l'altro è collegato con noi dalla Sala Umberto di Roma, dove ha appena terminato il suo spettacolo È stato la mafia, e, insomma, uno spettacolo che racconta la trattativa Stato Mafia degli anni 90 ed è aggiornato anche con gli ultimi fatti di attualità, la condanna a Berlusconi, lo scontro sulla sua decadenza. Poi, Marco, parleremo anche dello spettacolo più avanti. Intanto ti chiedo, hai visto gli sviluppi della situazione? Siamo al prendere o lasciare, dentro o fuori? Siamo alla fine di questa strana maggioranza, secondo te? Ma secondo me non è ancora detto, il ricatto è sempre il penultimo, non è mai l'ultimo, è una trattativa infinita, peraltro prevedibile, insomma, l'unica cosa che stupisce è lo stupore, sono 20 anni che Berlusconi usa la politica per farsi gli affari suoi, per salvarsi dai processi, era impensabile che nel momento di maggiore difficoltà dal punto di vista giudiziario, e cioè quando fu portato per l'ennesima volta al governo dopo aver straperso le elezioni, si sarebbe dedicato improvvisamente ai problemi del paese. Era assolutamente ovvio che lui rimane nel governo fino a quando gli conviene, in cambio di qualche forma di salvacondotto. Se non lo ottiene, fa saltare tutto. Ma io ancora devo vedere Berlusconi che non ottiene quello che vuole. Sarebbe la prima volta in 20 anni, e quindi sarei molto cauto a immaginare lo showdown che poi non porterebbe alle elezioni, porterebbe a un Letta bis con qualche truppa raccogliticcia di trasformisti o di comprati, e quindi darebbe al Paese un governo dove Berlusconi non è più decisivo come lo è oggi. E a che pro a quel punto lui dovrebbe propiziare una situazione del genere? Sempre meglio starci con un piede. Tanto lui è abilissimo a prendersi gli eventuali meriti, se eventualmente ce ne fossero, dei governi che sostiene, e a collare i demeriti, che di solito sono di più, ai suoi alleati. Insomma, dice Bordin, ma lo diceva prima anche Liguori, ma insomma, si potrebbe prendere l'impegno anche di affrontare la questione di giustizia, no? Senza come dire, l'ostacolo Berlusconi, insomma, travalicando la questione Berlusconi. È un impegno che il governo potrebbe prendere, perché no? Prima o poi qualcuno in questo paese, no, dovrà affrontarlo questa questione. Oppure secondo te non ce n'è necessità? No, ce n'è necessità. Bisogna farla funzionare la giustizia, bisogna far arrivare i processi più rapidamente alla conclusione, possibilmente prima della prescrizione. Che è una delle prime ragioni per cui l'Europa continuamente ci condanna e ci sbertuccia. Bisognerebbe far durare i processi di meno, perché così gli errori giudiziari avrebbero effetti meno gravi se i processi si protraessero per meno tempo, ma soprattutto i colpevoli verrebbero condannati prima e non avrebbero quella comodissima scappatoia che si chiama prescrizione e che ha salvato moltissimi politici, non soltanto Berlusconi 8 volte. Ha salvato molti leader politici in questi anni e molti collaboratori dei leader politici. Il problema qual è? È che da 20 anni non è che non si fanno le riforme della giustizia. In 20 anni si sono fatte 110 leggi in materia di giustizia. Non c'è un altro settore della vita civile che sia stato riformato così ripetutamente. Dicevano che le facevano per sveltire i tempi dei processi e ogni volta li aumentavano. O sono dei cretini che ottengono il risultato opposto a quello sperato, oppure l'hanno fatto apposta. Io penso che l'abbiano fatto apposta per sfasciarla tutti insieme, la giustizia. Quindi l'idea che gli stessi che l'hanno sfasciata adesso possano mettervi mano per ripararla mi sembra ridicolo. Riparare la giustizia è un compito che va affidato a chi non l'ha sfasciata. Dopodiché non capisco che cosa c'entra la riforma della giustizia con i problemi di Berlusconi. Berlusconi ha un problema, che la giustizia per una volta ha funzionato, cioè il suo processo Mediaset, a differenza di altri 8, è arrivato in tempo prima della prescrizione, e questo è il suo problema. Quindi lui la giustizia la vuole ancora più sfasciata e inefficiente di prima, perché se così fosse non avrebbe avuto nemmeno quella sentenza lì.
Di che cosa vuoi parlare con gente che non ha alcun interesse a farla funzionare e che vuole soltanto colpire i magistrati che riescono miracolosamente a tirare in porto un processo dopo 11 anni che l'avevano cominciato? Sono parole al vento, o sono ingenuità oppure sono parole al vento, non si capisce di che stiamo parlando. Ma espressa in sintesi è la seguente: facciamo come se Berlusconi se ne deve fare una ragione, una condanna definitiva, facciamo come se non ci fosse mai stato e come se da domani non ci fosse più. Ecco, siamo tutta gente molto grande, ci vediamo qua da anni e in altri posti da anni, parliamo da anni, ci ascoltano persone come noi. È possibile, secondo voi, far finta che Berlusconi non ci sia più e scompaia in questo paese perché una sentenza che ne contraddice altre due e che è organizzata da quel meraviglioso presidente che avete sentito, avete sentito con le vostre orecchie spiegare le cose a un nostro collega del mattino? Quello è la giustizia. Quell'esposito rappresenta la giustizia rispetto alla quale metà del paese, milioni di italiani, dovrebbero dire: andiamo a casa che l'Italia è in buone mani, resta a Esposito. Ragazzi, io penso che non funzionerà così. Liguori, e allora realisticamente facciamo un passo indietro, teniamo conto nessuno che gli impedisce di continuare a essere il leader, teniamo conto di quello che ha detto Massimo, io non voglio negarlo. Una sentenza definitiva non può essere cancellata, neppure io la posso dimenticare. Anche perché arriva il tribunale tra 15 giorni. E se arriva il tribunale tra 15 giorni, che urgenza c'è che il Senato politicamente e simbolicamente lo anticipi? Questa è un'urgenza politica. Ma cosa cambia nella sostanza? Ma cambia moltissimo, perché in politica gli atteggiamenti fanno la differenza, se no non sarebbe politica, se no sarebbe tutto un tribunale. Come spiega Travaglio, che quando parla di giustizia dice che i tribunali debbono sbrigarsi a condannare, dimenticandosi che dovrebbero e condannare e assolvere. In realtà per lui la giustizia è sinonimo di condanna, mentre per me no. E questo è evidente, che ci sono sempre due possibilità: se la giustizia è giustizia, se invece si tratta solo di condannare, condanniamo, ma se poi è Esposito a condannare Berlusconi, succede che mezzo paese, e forse di più, dice: ma forse questo Esposito è anche peggio di Berlusconi, noi ce lo teniamo a presidente della Cassazione. Ma come permetti? Non mi permetto, l'ho sentito con le mie orecchie. Ma vergognati! Le mie opinioni me le formo su quello che vedete e che sento. Non è che noi possiamo avere come bandiera questi magistrati. Metà di questi magistrati sono scappati dalla magistratura per ficcarsi in politica. Capisci? Metà di questi magistrati eroici si sono buttati in politica, quindi non erano così eroici, nessuno dei quali lasciamo stare, ho sbagliato a personalizzare con l'esposito. Pensate in Groia che chiama il Presidente della Repubblica a testimoniare, va via da magistrato, va in politica, perde le elezioni, va via da magistrato e torna in aula come avvocato senza avere neppure il titolo. Ma parla del processo Medias, questa è la gente a cui dobbiamo parlare. Sentiamo la replica di Travaglio. Parla di sentenze che non sa neanche di che sta parlando. Insomma, sono cose che tutti sanno. Allora, Maurizio, intanto è falso che la Cassazione abbia assolto Berlusconi due volte per gli stessi fatti per i quali lo ha condannato. Sezione seconda, lo ha assolto per altri. Ma non è la stessa cosa, sono i diritti. Informati, non sai di che cosa stai parlando. Marco, lo ha assolto per un'altra in altre trasmissioni. So benissimo di dire una cosa vera e so benissimo che tu sostieni che è falso e non sai nemmeno quello che stai dicendo. Dai, Travaglio, è stato assolto per un'altra società che si chiama Mediatrade e non Mediaset per fatti successivi a quelli diritti, del processo Mediaset, per una ragione molto semplice: che in Italia c'è il ne bis in idem e non si può processare una persona tre volte per lo stesso fatto, sono tre processi diversi, in due dei quali giustamente non c'erano prove e Berlusconi è stato assolto, anzi prosciolto in udienza preliminare, che non ha lo stesso valore di un'assoluzione, e in un terzo era colpevole e l'hanno condannato. C'entra niente, è una litania che vi passate di bocca in bocca, ma non è che a ripeterla 100 volte diventa vera, rimane sempre una balla, come la balla che ingroia. Tu dici che ci passiamo di bocca in bocca una litania, ma il fatto che tu dici sempre la stessa cosa
che non è vera, non è che la rende vera, anzi peggio perché la dici solo te, anzi peggio perché la dici solo te, molto peggio. Vi date il cambio, ma è sempre una palla nelle motivazioni delle sentenze della Cassazione. Avete tre televisioni, allora, più tre, e quindi ripetete nelle motivazioni delle sentenze che lui dice sono altre cose. Rimango. C'è scritto, Berlusconi non era influente nei confronti di Mediaset già da 10 anni. Questo è scritto per come motivazione della sentenza. Vale per quella no, e vale per tutte. Perché se io dico Mannoni non è sei il direttore del TG3 una volta, cioè quando ti denunciano per omesso controllo, e dico non è possibile, non è il direttore del TG3, vale sempre, perché non è il direttore del TG3. Quindi questo che dice del nebissi d'idem. Dai, Bordin, vieni in soccorso. È difficile perché non ne usciremo mai. Anche perché, se uno si mette a fare un confronto su un processo in uno spazio del genere non ne usciamo. No, insomma, anche perché non vogliamo fare. Assolutamente evidente. Però, sì, insomma, no, perché tutti sanno qual è la tua posizione. Sarebbe stato così grave concedere a Berlusconi di consultare la Corte Costituzionale piuttosto che la Corte Europea di Lussemburgo? Cioè, si poteva fare, no? Che dici? Si potevano consultare anche i caschi blu dell'ONU, potevano consultare tutti quelli che vogliono per farsi dichiarare illegittime le leggi che fanno. Il problema è che, ovviamente, è vero che siamo già coperti di ridicolo, insomma, più ridicolo di così si muore. Ma il problema non è la legge Severino, il problema è che c'è un condannato in Parlamento che, anche se non ci fosse la legge Severino, dovrebbe porre un problema non solo a quelli del suo partito, come si pose nella CDU quando Kohl non venne condannato, ma venne sfiorato soltanto dal sospetto di sapere che il suo partito aveva preso qualche milione di finanziamenti occulti, e anche la Merkel lo depose con una frase lapidaria in cui diceva si faccia da parte e risolva i suoi problemi. È chiaro che siamo un paese di poveracci, almeno dal punto di vista politico e dell'etica pubblica, e quindi nemmeno le sentenze definitive ci vanno bene. Ma indipendentemente da questo, io continuo a domandarmi, perché ormai, visto come siamo ridotti, il mio faro è Barbara Berlusconi, ma se quello lì è un delinquente, lo sanno tutti, ma perché ci hanno fatto un governo? Cioè, la domanda è, ma non lo prevedevano che sarebbe arrivata la sentenza di Cassazione dopo la sentenza d'appello? Cioè, ti metti al governo con uno d'appello e tu, capo dello Stato, porti al governo uno con una condanna d'appello e poi ti meravigli se quello fa il solito casino perché per la prima volta gli è arrivata in tempo una condanna in Cassazione. Ma sta al governo per proteggere gli affari suoi. Una volta che arriva la condanna, è ovvio, chiede salvatemi in qualche modo, altrimenti io sfascio tutto. Ma c'era bisogno di Nostradamus per prevederlo o lo potevamo prevedere? Lo si sapeva, basta seguire la politica con un minimo di attenzione. Chi si era illuso che le larghe intese fossero la panacea? Dovrebbe chiedere scusa agli italiani. Dovrebbe chiedere scusa agli italiani per avere preso in giro gli italiani. Perché le larghe intese sono nate all'insegna della pacificazione dopo 20 anni di guerra civile, ci era stato spiegato. Marco, e Berlusconi hai sentito... evidentemente ci aveva creduto. Marco, hai sentito... E invece non è stata nessuna guerra civile, ci sono dei processi e ci sono delle sentenze. Ci senti? E quindi quello che sta succedendo era perfettamente prevedibile. Marco, c'è Bordin che ti ha fatto una domanda, mi sembra interessante. Bordin. Non l'ho sentita, scusa, sono in collegamento e non li vedo. Bordin, dai. No, ma era una domanda semplice, capisco tutto, ma con quel Parlamento, se non facevi quel governo, che facevi? Beh, c'erano varie alternative, per esempio si poteva prendere atto che due partiti che la pensano all'opposto su tutto non potevano stare insieme e fare un governo provvisorio fatto di personalità extra partiti, sostenuto da chi ci stava, per rifare la legge elettorale, prendere pochi provvedimenti e alla fine dell'anno tornare a votare con una legge elettorale decente. Il risultato qual è? È che l'unica impellenza che c'era era la legge elettorale, ed è l'unica cosa che questi non fanno,
perché sanno benissimo che se fanno la legge elettorale cade l'ultimo alibi contro le elezioni anticipate e vanno a casa. E quindi continuano a traccheggiare sulla legge elettorale e fanno altre cose astruse di cui non si sa che necessità ci sia. Scusa, ma quel Parlamento che avrebbe dovuto sostenere il governo delle personalità che dici te, non era riuscito drammaticamente a eleggere un Presidente della Repubblica che è una sola personalità e non c'era riuscito. Paolo. È dovuto ricomparire sulla scena Giorgio Napolitano che, ammetterai, Paolo, non è arrivato felice sulla scena, è arrivato livido sulla scena e ha detto: sono costretto a tenere perché voi non siete riusciti a fare un mio sostituto. Quindi è una fantasia quella che quel Parlamento avrebbe potuto sostenere un governo di eminenti personalità. Non è riuscita a eleggere una al Quirinale. Allora è il momento di vedere qualche altro. Paolo, aspetta, ti ridò la parola a Travaglio, scusa. Se no dai, non ti ricordi quello che è successo ad aprile. Scusa. Guardiamo insieme se qualche altro titolo, perché ce lo dovremmo ricordare. Ricordiamo la Sala Umberto adesso a Roma. Fino a domenica. Fino a domenica prossima. Fino a domenica e poi ancora qualche giorno e qualche giorno la prossima settimana. Fino al 5. E la gente ha voglia di ascoltare il racconto di questo pezzo della storia italiana del quale magari poi non si parla così tanto. Ma sai, quello che dicono alla fine, no? della serata è: avevo sentito, avevo orecchiato, avevo visto questa, quella cosa sparsa, un giorno questa, un giorno quell'altra. Il teatro ti dà questa formidabile possibilità di avere il tempo per raccontare una storia complessa e lunga come questa e di mettere in fila tutti i fotogrammi, no? Per cui se li vedi in sequenza, senza nessun commento, hai la possibilità di capire che c'è un filo logico in quello che è successo dall'inizio alla fine, insomma, dal delitto Lima fino alle ultime baruffe di ieri per non far testimoniare Napolitano a Palermo. E quindi in mezzo c'è la nostra storia. Credo che si capisca anche il perché di questa irresistibile voglia di larghe intese che ogni tanto, direi molto spesso, ha preso il centrodestra e il centrosinistra dalla bicamerale al governo Monti al governo Letta. Insomma, c'è un idem sentire e soprattutto c'è un grande non detto dietro queste larghe intese che spiega poi quello che noi vediamo davanti al proscenio e che spesso ci sembra spiazzante, bizzarro, strano. Ci sono molte persone che custodiscono segreti e da 20 anni su quei segreti hanno fatto gran carriere, a destra come a sinistra, in basso come in alto. E quindi mettere in ordine i fatti, devo dire, aiuta meglio a capire quello che sta succedendo oggi. Senti Paolo Liguori, in retroscena li leggeremo domani, li abbiamo letti in questi giorni, raccontano ancora di una buona parte di parenti, amici, consiglieri, uomini d'azienda di Berlusconi che scongiurano Berlusconi non aprire la crisi. Sarebbe una sciagura per il paese, ma sarebbe una sciagura anche per le tue aziende. Diciamo quello che ci perderebbe il paese, e anche Mediaset è abbastanza chiaro, gli analisti ce lo raccontano. Quello che si capisce di meno è che cosa ci guadagnerebbe Berlusconi ad aprire la crisi, proprio diciamo per la sua vicenda personale. Ma io, tu che impressione devi Io credo che in questi 2 mesi lui sia stato soprattutto angosciato dalla resistenza forte ad aprire la crisi. L'ha detto anche più volte, l'ha detto anche in momenti abbastanza drammatici, l'ha detto in quel momento del comizio, poi che c'è stata anche emozione sua, no? Ed erano discorsi veri, è tutto vero. È tutto vero quello che dici te, vero che molti dicono che non serve aprire la crisi, perché deve servire aprire la crisi, soprattutto una crisi che non giova in questo momento, però è anche vero che quell'assunto da cui noi siamo partiti, per cui la discussione si è scaldata, c'è la sentenza, benissimo, ma che cosa può scomparire Berlusconi in questo paese così? No. Allora, ci vuole che la politica... Ma perché dici che scompare? Toglimi questa curiosità. No, curiosità. Scompare nel Voglio senso... Voglio dire, nel sta senso... fuori dal Parlamento dove peraltro non è che abbia mai frequentato... No, è evidente... Fa sempre il leader, perdonami. Scompare lo dico io, poi non è la verità. È evidente che chi ha l'intenzione, e secondo me
molti italiani pensano che questa intenzione ci sia di continuare a perseguitare Berlusconi una volta che è fuori dal Parlamento, secondo gli italiani che la pensano così, e credo che siamo molti in questi anni che hanno maturato sinceramente questa convinzione, sono convinti che lo continueranno a perseguitare a prescindere dal motivo fino all'arresto. E ti dico di più, io penso fino alla sua scomparsa fisica, eliminazione fisica. C'è un certo ambiente della sinistra che pensa Berlusconi deve, come dicono allo stadio, come dicono Maurizio, deve morire. E lo dicono, l'hanno detto, lo pensano, sono tanti, sono molti di più gli italiani che pensano che questa sia una stupidaggine. Quelli che lo pensano perché vogliono impedirlo e anche molti della sinistra che lo pensano perché magari non si battono per impedirlo, ma pensano che sia una stupidaggine. Allora, questo spettro non è scongiurato in questo momento, questo spettro, questo fantasma di distruggere fisicamente Berlusconi e le sue aziende, a prescindere dal trovare il reato, dall'organizzare una corte per farlo condannare, dal mettere in piedi uno spettacolo politico per arrivare a questo, ma facendo tutte queste cose su Berlusconi, molti ne sono convinti perché da 20 anni vedono questo. Berlusconi, la caccia a Berlusconi è cominciata il giorno dopo che è entrato in politica. Il giorno dopo che è entrato in politica questo imprenditore, a cui prima non veniva imputato nulla, è cominciata la caccia a Berlusconi. Lui si è difeso bene, ma in questo momento, diciamo, i cani sono tanti, la lepre è una, e ci sono, come dire, gli amici della lepre che dicono giù le mani dalla lepre. Abbiamo fatto pure nessuno tocchi Caino in Italia, possiamo pure fare nessuno tocchi Berlusconi. Molti italiani la pensano così, con tranquillità. Sentiamo anche gli altri. Con tranquillità. Può darsi che esagero, ma io sono convinto che siccome l'ho visto... Ho visto con i miei occhi... un Craxi all'estero, malato di diabete, che aveva chiesto semplicemente di rientrare in un posto dove poteva essere curato per il diabete, gli fu detto: se entri, la legge dice che devi essere arrestato. È rimasto fuori, è morto naturalmente di cuore per effetto del diabete. Questo è stato fatto a freddo in questa Italia, spesso da personalità politiche che sono ancora sulla scena, chiaro, senza che nessuno dicesse nulla. Perché non deve succedere una seconda volta? Più importanti delle cose nostre, anche se non ce ne accorgiamo spesso. Dai, fai una conclusione. Sulla cosa che dicevamo prima, diciamo, Berlusconi secondo te rischia veramente di essere oggetto di accanimento di varie procure? Perché questo è il suo incubo, molti dicono. Ma forse perché si conosce troppo bene e sa di averne combinate talmente tante che prima o poi qualcun'altra viene fuori. Con quello che è venuto fuori fino a questo momento non c'è nessun pericolo che chiedano il suo arresto, perché se avessero dovuto chiederlo l'avrebbero già chiesto alla Camera, e visto che l'arresto non è che si può chiedere quando si vuole, l'arresto lo chiedi quando ci sono le esigenze cautelari. Per De Gregorio non credo, perché De Gregorio è reo confesso, ha portato anche degli elementi sulla sua presunta corruzione, quindi è impossibile inquinare le prove. Se Berlusconi sa di averne fatta qualcun'altra che può venire fuori, questo dipende sempre, come in tutta la sua biografia, non dall'attività persecutoria dei magistrati, ma dal fatto che quando uno ne combina troppe, poi qualche volta viene scoperto. E Berlusconi è entrato in politica perché i magistrati si occupavano di lui dagli anni 80, ma quando non c'erano più i giudici che lui pagava tramite Previti, ha dovuto entrare in politica per cambiare le leggi, perché non c'erano nemmeno più i politici che lui pagava. Prima nascono le inchieste e poi nasce l'ingresso di Berlusconi in politica e non viceversa. E oggi, paradossalmente, e chiudo, c'è l'apoteosi del conflitto di interessi. Perché Liguori ha detto una cosa... Le inchieste nascono dopo che Berlusconi entra in politica. Ha torto, ha ragione. No, nascono molto prima, come tu sai. Non abbiamo il tempo, se non te ne elenco altre 20. Le ho raccontate ieri sera da Santoro. Vatti a ripassare la storia. Non è morto di raffreddore Napoleone, l'hanno mandato a Sant'Elena. Volevo dire, sono cominciate molto prima, come no. Disse a Montanelli e a Biagi: se non entro in politica mi mettono in galera. Talmente vero, ma comunque, talmente oggi, è falso quello che dici, che Santoro ci è andato a lavorare da Berlusconi. E quindi, se avesse saputo che era un delinquente, un criminale, no, per dire... A me non me ne frega niente. Insieme a te spiega...
quanto è delinquente e quanto è criminale. Stava benissimo a Rai 3. È ovvio ed evidente che nel momento che è venuto a lavorare, a guadagnare da Berlusconi, non pensava che fosse un delinquente o un criminale. Quindi non retrodatare troppo, non retrodatare troppo, Marco, perché è una fesseria. È chiaro che è una fesseria. Ma è Berlusconi, però scusate, non possiamo riprendere. No, no, ma lo dico per quanto la retrodatazione. Non sono i giornalisti che non devono lavorare per lui. No, lo dico lui che non deve possedere televisioni. Qui Santoro, cosa diversa. Ha detto io vado da Berlusconi. E poi ha detto Santoro, non sono fuori posto i giornalisti. Però questa retrodatazione della delinquenza, anche questa non c'è prima della politica, non può essere, perché sennò perché uno va dall'imprenditore. Ma non lo sapeva. Non lo sapeva. Questo è un po'. Stavo cercando di dire. È un po' una scelta così. Va. Allora, dai, Travaglio... Anche questo non c'entra nulla con quello che stavamo dicendo. Sì, è un modo per interrompere così, per parlare d'altro. Comunque, oggi siamo all'apoteosi finale del conflitto di interessi, perché se fa cadere il governo, viene meno agli interessi delle sue aziende. Se tiene in piedi il governo, è perché spera di avere dei vantaggi processuali per sé. Qualunque cosa faccia... danneggia un pezzo dei suoi interessi. Soltanto un'anima bella può non rendersi conto che è mostruoso il conflitto di interessi che gli lega le mani, perché qualunque cosa faccia contravviene un suo interesse, che prima era univoco, adesso è biforcato. Per questo le aziende gli dicono resta al governo, perché sennò crolla il titolo in borsa, e lui dice no, lo devo far cadere per minacciarli, altrimenti non mi danno il salvacondotto. E secondo voi possiamo andare avanti così? Se vi piace, andiamo avanti così. A me fa schifo da 20 anni questa situazione.